Fratelli e sorelle, buonasera. Fratelli e sorelle, buonasera. Voi sapete che il dovere del conclave era di dare un vescovo a Roma. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. Vi ringrazio per l'accoglienza, la comunità diocesana di Roma, al suo vescovo, grazie. E prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro vescovo emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutte insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E adesso incominciamo questo cammino, vescovo e popolo, questo cammino della Chiesa di Roma, che è quella che presiede nella carità a tutte le chiese, un cammino di fratellanza, d'amore, di fiducia fra noi. Preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro, preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. Vi auguro che questo cammino di Chiesa che oggi cominciamo, e chi mi aiuterà è il mio cardinale vicario qui presente, sia fruttuoso per la evangelizzazione di questa tanta bella città. Vorrei dare la benedizione, ma prima vi chiedo un favore. Prima che il Vescovo benedica il popolo, vi chiedo che voi pregate al Signore perché mi benedica, la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me.
Adesso vi darò la benedizione a voi e a tutto il mondo, a tutti gli uomini e donne di buona volontà. Santi Apostoli Petrus e Paulus, de quorum potestate et autoritate confidimus, ipsi intercedan per nobis ad Dominum. Precibus et meritis Beate Maria Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, e Santorum Apostolorum Petri et Pauli et Omnium Santorum. Miserator vesti omnipotens Deus, et dimissi omnibus peccatibus vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeterna. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus triu ad vobis, omnipotens et misericors Dominus. Et benedictio Dei omnipotentis, Pateris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Ci vediamo presto, domani voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca a tutta Roma. Buonanotte e buon riposo.